Benvenuti da Tina e Piccola Review. Ragazzi, oggi siamo tornati con Lo mangi o Lo passi challenge. Questa è la seconda volta, Pippo, che proponiamo questa challenge. Abbiamo visto che l'altra volta vi era piaciuta, quindi abbiamo deciso di rifarla, però con un'altra box, ovvero la Japan Candy Box. Invece l'altra l'avevamo fatta con la Munch Pack, comunque sì, con un'altra scatola. Adesso un'altra box, adesso con la Japan Candy Box, quindi con tutti i snack giapponesi. Munch Pack, sai cosa vuol dire? Mangio il pack. Ma no. Comunque, tutti i snack giapponesi, ragazzi, sono contentissimi. Era da un bel po' che non facevamo tutto video assaggi giapponesi. Diventa così giapponesi. Di giapponesi. Cinciuri. Ok, ragazzi, prima di iniziare però vi voglio dire che c'è una sorpresina per voi, ovvero c'è un giveaway, quindi anche voi potete vincere una Japan Candy Box. È molto semplice partecipare, basta che clicchiate sul link che vi lasciamo. Cliccate sul link che vi lasciamo qua sotto nell'info box. Poi rispondete a delle domande, naturalmente più domande rispondete più avete probabilità di vincere. Poi basta. Per esempio vi fanno la domanda: quanti anni hanno tine? Ma no, domanda su di voi. No, domanda su di voi. E niente, poi potrete vincere la Japan Candy Box. Quindi, ragazzi, in bocca al lupo. Speriamo che uno di voi appunto vinca questa. Io sono un lupo. Allora, iniziamo. Abbiamo la Mister Dalla Wheel. La Mystery Wheel, quindi la ruota della fortuna. Sì. Detto così, con lo mangi o lo passi. Vedete così, vabbè. Allora, abbiamo i punti qui. Sì? Schettatina e Pippo. Bravissimo. No, vabbè, ok. Capisci. Allora, la nostra Luma Benda, ragazzi, abbiamo cambiato un po'. Adesso poi, iniziamo. Facciamo che chi vince si venda. Sì. Ok? Perdo io. Non sappiamo quanti snack ci sono, e quindi faremo una volta Pippo, una volta me. Non facciamo prima tutto Pippo e poi tutto me, perché appunto non sappiamo quanti ce ne sono. Sai quanti ce ne sono? 12. L'ho detto, si sono 12. Vabbè. Vai, Pippo. Sasso, carta, forbici. Sì! Ho vinto io, quindi mi vendo io per prima. Sì. Perfetto. Allora, Pippo, mi raccomando, tu non devi vedere. Che cosa? Cioè che ne so, lo metti così. No, apri verso no, di là e lo prendi in una casa. Tu bendati. Aspetta. Se no è un soldino. Ah, è vero, non mi devo bendare. Se abbiamo la ruota della fortuna. Ragazzi, no, vabbè. Nega. Allora, ragazzi. Però cosa facciamo qui? Vai. Cioè, cosa ci segniamo? Perché ad esempio se esce lo mangi ed è una cosa non tanto buona, magari esce il punto. Anzi, non segniamo nemmeno i punti, ragazzi, decidete voi nei commenti. Facciamo così, cambiamo tutto all'ultimo momento. Decidete allora, voi nei commenti. Io non la felto. Vai, prendi uno, ma vediamo. Aspetta, poi... ma c'è la carta. Vabbè, cerca di non prendere la carta, Pippo. Ok, vai. Cos'è? Caramelline! Fallo vedere, tanto metto pudè? In giro. Pudè. Ok, vediamo un po'. Lo passi. No, lo mangi. Speriamo. No! Sì! Lo passi! Inizia bene, ragazzi! Mamma mia! Cioè, già lo passi, perfetto, quindi mangia Pippo. Cioè, non lo... Mi sono perché eravamo convinti che ci dovessero vendare, dovessero segnare i punti, vabbè. Comunque decidete voi nei commenti chi vincerà questa challenge. Allora, che c'è Pippo? Non mi piace l'odore? Vuoi vedere? Come dei cani. Ma no, sai come lo yogurt alla fragola? No. Pippo, devi mangiarlo, lo passi. Ma sono caramelle, ci hai mangiato... Ricordo che Pippo, cioè, ha mangiato un cetriolo che, ecco, forse vi ricordate. Cioè, proprio... Vai. È anche forma di cuoricino, vero? O sbaglio? Tira fuori. No, sto scherzando. Sì, forma di cuoricino. Ah, che carino, vai, Pippo. E fragole e mirtilli. Com'è? Ma la tua espressione. È buona, hai visto? Solo l'odore era un po' forte, però. Ok, poi, Pippo, tocca a te. Prego, non la vuoi? No. Cosa? Non lo vuoi? Ok, posso. Oh mio, paura, ragazzi, iniziamo già così. Vediamo un po' cosa c'è. Ah, ok. Thanksgiving. Vediamo un po' se esce lo mangi, okay. Dai. Birtino. Vediamo se esce lo mangi a quel video.
mamma mia. Cosa sono? Naturalmente, ragazzi, questa volta non capiamo niente perché tutto scritto in giapponese, quindi non capiamo niente. Vedi, chiudiamo. Dobbiamo vedere dalle navi. Ma non si capisce tanto. No, io ho capito, sono delle patatine di formaggio. No, formaggio, ma spero siano il formaggio, ragazzi. Guardate un po', vai, gira Pippo. Lo passi. Vuoi passarle queste? Ma io non mi ispirano tanto, non so. Vediamo cosa esce. Lo mangi, niente, questa volta oggi vuole far mangiare a Pippo. Oh, però divento grasso. Vai. Cipolla. Come cipolla? Ma a me non sa di cipolla. Vabbè, comunque, mangia. Non posso assaggiarle. Ingiustizia. Vabbè, ce l'hai già. No, ha deciso la ruota. Ragazzi, tanti screenshot anche in questo video, mi raccomando, delle facce che faremo e che sto facendo Pippo. Ok. Sai di cosa sta? Di cosa? Di alito di mucca. Ma che ne sai tu, vabbè. Hashtag alito di mucca, ragazzi, qua sotto ci sta. Vai, Pippo. La voglio mangiare anch'io però, ragazzi. No, scusa, tu non mangi. Tu non mangi niente, tu sei povero. Vai. Ma a me sempre caramelle, ragazzi, escono. Goki. Ok. Sembra la pesca. Falle vedere mentre io... Caramelle alla pesca. Vediamo un po'. Oh, lo mangi. Stai lì. Sì! La mangio! Ragazzi. No. Sei felice? No! Evviva! No! No, fermo! Oh, hai mangiato per due volte. Non ti piacevo a te, me le porto. Guarda così, io. Piatta. Ne potevo io, se vuoi. Buone. Ah, mi tieni qua quello che ho mangiato tu e quello che ho mangiato io? Ok. Vai, Pippo. No, non puoi, Pippo. No, puoi. Ti posso. No. Sotto. No, Pippo. Poi alla fine del video te la faccio assaggiare. No. Voglio un po'? Insieme ai miei amici più che ho girato. Vabbè. Lo mangi. E fallo vedere cosa c'è. Pippo ha già girato. Lo mangi, vediamo un po' cos'è. E mi faccio vedere che lo mangi. Mischia il potatoes. Patatine, non è giusto. Sì! Ma le dolci. Piano. No. Ragazzi, sarebbe anche bello così. Facciamo così, che giriamo prima di pescare. Così poi diciamo, meno male che lo mangio, che meno male che lo passo. Vediamo. Aspetta. Tina, sei da qua. Tina, tu sei con me, ma non devi mollare. Vai. Perché se molli la... Le patate dolci. Sai quali sono? Vai. Buono? Ma come? Sono dolci, appunto? Di cosa sa? Da 20 di patatino, 20. Dolci. Beh, grazie, quello lo sapevo, comunque. Fa sentire solo l'odore. Adesso, ragazzi, giro anche io prima. Vediamo un po' che cosa esce. Io devo pescare. Sì, e poi dopo lo peschi tu. È uscito? Dopo. No, lo passi. Vediamo se va bene oppure no. Cos'è che ho passato? Calbe. Patatine. Ma dimmi patatine, ma non è giusto! Queste le volevo mangiare, ragazzi. Sentiamo l'odore. Cioè, tutto Pippo sta mangiando in questo video. Non sì, è giusto. Perché lo mangio? Dai, ruota, su. Fai vedere un po' com'è. Ma com'è? Cosa sì. Sta... Di vediamo cosa sarà? Non ti piace? Sentire? Ma nemmeno a me ispira molto l'odore. Com'è? È arrivato il momento di sputare. Pippo? No, è un goio. Oh, bravo, coraggioso in questo video, Pippo, bravo. Ok, quindi niente. Anche se vedo. Prego, Pippo, gira. Come ti vedo a vomitare? Andiamo bene. Vai, gira. Aspetta. E un po' se dovrei mangiarlo, passarlo, ragazzi. Lo passi. Girando. Lo mangi. Lo passi. Sì, lo passa. Dai, io però cosa mi ha passato, Pippo? Cetrioli!
chiama? Come un lecca-lecca. Questa sarebbe piaciuta a Pippo, eh. Tanto io lo mangio. No, alla fine magari, dai. Eh sì. Posso finirlo io almeno. Vediamo. Oh, mamma mia, ragazzi. Se non ti piace lo mangio io. Cioè, alla fine c'è tutta questa polverina, vedete? No, Pippo! No! Alla fine c'è tutta questa polverina. Il lecca-lecca. Vai a mangiarti le patatine e le altre cose. No, non mi piacciono, oh. Quindi. Vediamo un po', ragazzi. Ho molta paura perché c'è questa farina. Alla coca. Sì, la Coca-Cola. Dai, dammi. No, Pippo. No, Tina, ti dico una cosa, Tina. Dai. No, alla fine lo faccio sentire. No, non è giusto. Adesso giro io, magari capita lo passi e Pippo deve mangiarlo. Vediamo un po'. Cosa te la ischi? Ma tu hai cliccato lo... Sì, tu hai cliccato lo passi, ok. Adesso tocca a me. Vediamo un po'. Lo passi, lo passi. Però devi schiacciare lo passi. Lo passi, Pippo. Allora tu me lo passi a me. Vediamo che cosa hai passato. No, però l'ho pescato io quello di prima. Infatti tu peschi per me. Vabbè, ok. No, hai passato... Aspetta, Pippo. Hai passato cosa? Il biscottino al cioccolato. Vabbè, Tina, okay. Adesso tu devi mangiare quello. No, questo te lo cedo perché non è che mi fa impazzire. Credo, come sono brava. Credo io l'appanecchio. No, ma basta che non lo mordi, neanche solo. Io mi mangio il biscottino. Aspetta che... Allora, vediamo un po' com'è questo biscotto. A Tina la amo. Ti amo. Sa di Kinder, quel Kinder ove? Kinder Bueno. Toh, ha fatto casino, guardate, vabbè. Allora. No, non è... A vederlo così non ispira, però secondo me è buono. Vediamo. Devi sempre assaggiare. Guarda. Buonissimo, ragazzi. Questo sì. Cos'hai passato, sì. Pippo? Questo sì. Però magari a me... Adesso tocca a me? Però magari a me non mi piaceva. Lo mangi! Devo mangiarlo di nuovo. Ma stiamo facendo giusto, Pippo? Non so. Come non lo sai? Nel senso, prima a te è capitato lo passi e io ho mangiato. Poi ho girato io e mi è capitato lo passi. No, il primo l'ho mangiato io. Il secondo l'ho mangiato io. Quanti snack abbiamo fatto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E abbiamo iniziato da me. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, adesso tocca a te allora. Boh, tocca a Pippo, facciamo così. Facciamolo passi. Sono persa, ragazzi. Vai, tocca a te. Facciamolo passi, così almeno io mi continuo a mangiare il mio leg. Vai. Vuoi lo passi? Cosa no, mi continua a mangiare il mio lecca lecca. Non so se stanno facendo il giusto, ragazzi. Eh sì, prima settimana l'abbiamo già fatto. Vabbè. Lo passi! Ma lo passi, niente, lo mangiare di nuovo, ragazzi, niente. Prima non ci lo mangi, lo passi. Ok, vediamo un po' che cosa ho passato. Mi sono rotto l'apparecchio. Come ho rotto l'apparecchio? Non scherzare, Pippo, infatti scherzi. Caramelle! Ok, queste qua. Chissà che gusto sono. Oh, che carine. Delle caramelle così? No, dai. Gli spacca il cellulare mia madre. No, cosa c'entra? Vediamo. Marshmallow. Puzzano di cipolle da giorni. Non ti conviene, Pippo. No, queste no. Mi aspettavo meglio da queste caramelle. No. Adesso tocca a me. Fai lo passi. Voglio passarlo, ragazzi. Basta. Non ce la faccio più da mangiare. Lo passi. Sì. Lo passi. Vediamo un po' che cosa ho passato. E decidi tu, Pippo. Scegli tu. Coca-Cola. È passato. Cosa ho passato? Sì. È l'ultimo? Sì. Ah, altre due. Ok. Vai. Bolletta. Vi ho detto la ciliegia. No, ragazzi, voi dovete sapere che io adoro il Kit Kat.
Mi è passato un Kit Kat. Cioè desideravo veramente... E io ho di Kit Kat! te lo devi mangiare, Pippo. Questo è... Sembra... delle bacche. Non so se ciliegie e mandorle. Oh, ragazzi. Guardate che bello. Sì, comunque poi ce n'è solo più uno. Quindi... deve strarre Pippo, quindi avevo sbagliato. Cioè, ho fatto due volte di fila, due volte lui di fila. Comunque, vabbè. Carino. No. Cioè, guardate che carina. C'è cioccolato così dentro, guardate già sopra, si vede la frutta. Ok, basta Pippo. Lascia questo. Vabbè, lo lascio dopo. Pippo, poi non lo devi mangiare. No. Lo tengo in mano lì, per poter dare al Kit Kat di essere buono. Oh, che buono. Vai Pippo, vai. Fai morso. Dai. È travolto con il cetriolo. E adesso... No, vabbè, meglio quel Kit Kat del cetriolo. Cioè, vado a mettere... Che c'è? Dai, no, devi! No, anche un morso te piccolo. Te lo concedo solo lui. No, prima devi farlo e magari me lo concedi, però prima devi assaggiarlo. Vai, mordi. È un po' duro, aspetta, te lo spezzo io, va. Ok, vai. Non ti piace? Vabbè, ragazzi, devo assaggiarlo io allora. Bravo, tu non lo fai vedere. Aspetta, però! Forse a te... ti piace perché tu ami il cioccolato fondente. Sì. Buono. Però il mio preferito rimane questo, ragazzi. Ultima cosa, quindi devi girare Pippo. Prego, capita, Pippo. Lo passo. No, devi girare prima. No, pescalo già. E vabbè, gira. Ultima cosa, il cioccolato. Che buono. Lo mangi, ok, devo mangiarlo. Vai, prego, te l'onore. Aspetta, Ma tutto il cioccolato! Vai, prego. Togli quello, magari, se non lo mangiamo così insieme. Vai. Poi dai, devo dire che stavolta non ci è andata male, ragazzi. Cioè, tanto male. Vai. No. E lui... Non posso. Dai, devi assaggiare. Non posso. Dai. Cosa mangio piuttosto? No, aspetta, un pezzettino piccolo. Guarda. Così, vai. Dai, ti ricordo che ho mangiato un cetriolo. Ecco, vai. Dov'è la palla? Qua c'è pure solo cioccolato, cioè non c'è l'interno, il ripieno. Com'è? C'era il ripieno, infatti. Ti ho mentito, Pippo. Guarda, ecco. Vediamo un po' com'era. E i due meglio il Kit Kat. No, è meglio questo. Ma adesso ho soffiato dentro. Cioè, vabbè, come la Kinder cereali. Buonissimo, vabbè, comunque. Io sono curiosa di assaggiare questi chips dolci. Vediamo come sono. Cosa tu? Buone. Tu Pippo, vuoi assaggiare qualcosa? Questo è buono, veramente buono quello. Ma cosa vuoi sentire? Cioè, ha preso una briciola. Cosa vuoi sentire da una briciola così? Perché vaniglia. Vabbè, ma mordi, no? Vabbè. Comunque, ok, direi che è andata bene, dai, questa challenge. Meglio forse dell'altra. Vediamo chi ha ingassato di più, dai. Vedi tu quanti ne hai. Allora, tu hai mangiato questo, il Kit Kat anche, ma io ho mangiato meno di te. Tu ne hai mangiati di più, eh. Eh no, però questo non lo devi contare. Vabbè, comunque, diteci voi chi ha mangiato di più in questa challenge e chi ha vinto. Quindi chi ha mangiato più cose buone, eh? Ok, diteci naturalmente se vi piacerebbe vedere una terza, avere una terza challenge. Anzi, non avere, che facciamo una terza, che facessimo, madonna ragazzi. Aspetta. Diteci se vi piacerebbe una... Aspetta, questa è un'idea pazza. Sai, non merenda. Facciamo passi la merenda, cioè che non mangi la merenda. Passi la merenda? Come non mangi la merenda? Non mangio la merenda a casa. Vabbè, dai. Però poi la mangi a scuola. Ok, quindi diteci se volete che rifacciamo questa challenge. Mi raccomando, questa lo mangi e lo passi, che quindi noi facciamo la terza parte. Spero di avervi divertito. Non terza parte, terzo video. Vabbè, terza lo mangi e lo passi. Aspetta. Vai.
C'è una cosa. Dimmi. Tu? E la rischio. Se se lo mangi, ne mangi una di quelle. Di queste? Ok, va bene, vai. Guardate com'è coraggioso Pippo. Vediamo. E lo mangi! Adesso devi mangiarla, Pippo, eh? Prego. Certo, dammi pure. Ti sei pentito? Eh? Ok. Ok. So quanto è buono. Ti piace? Ma sì, ma lo sta dicendo solo come così. No, è vero. Ti piace? Vabbè. Ma sei tutto rosso, Pippo. No. Vabbè, dai, allora salutiamo i nostri amici panda. Vi mandiamo un bacio enorme, un abbraccio fortissimo. E quindi, se vi è piaciuto questo video, mettete un... Cosa? Mi posso chiedere. Vai, mettete un bel... pollice in su. Bravissimo, Pippo. Mi raccomando, se siete nuovi, iscrivetevi. Al nostro canale, usato a te TV. Qual è questo video? Se vinci, lasciamo di... E stai sta bomba. Bravissimo, Pippo. Tina, ne vuoi mangiare un pezzo alla fine? No, no, basta. Ma quello è quello che ti piace. Ma basta, perché sennò, ecco. Sì, ragazzi, lasciateci bellissimi commenti come fate sempre. Noi vi ringraziamo tantissimo. E quindi saluti da Tina e... Damos de view. Perché? Ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao, un saluto a tutti a Nagatomo. Che giapponese.